bisogno. Torniamo in Italia per parlare di tradizione e innovazione nell'agricoltura. Sono sempre di più le aziende e le associazioni che puntano su colture sostenibili. E oggi in Campidoglio, a Roma, dalla Confederazione Italiana Agricoltori, sono state premiate 24 tra imprese, comuni e associazioni che si sono distinte in questo settore. Ce ne parla Alessandro Guarasci. Le aziende agricole più competitive puntano sul riscoprire le antiche tradizioni e le rilanciano sul mercato. La Confederazione Italiana Agricoltori ha così premiato quei soggetti che hanno creduto nella biodiversità. Isabella Della Ragione, del progetto Archeologia Arborea a Città di Castello, ha riscoperto antiche varietà di frutti. Sono le vecchie varietà locali particolarmente adattate alle aree in cui si erano originate, quindi molto più rustiche, molto più resistenti, quindi in qualche modo un patrimonio genetico molto importante da salvaguardare, ma soprattutto un patrimonio culturale e storico anche che era a rischio di scomparsa e che noi abbiamo cercato di conservare. Dario Alfonso Capogrosso alleva invece un tipo di cane, il pastore maremmano, che ha un legame antico con la pastorizia. Sia per le recinzioni vastissime di 18 ettari in cui vivono i cani liberi, tutti i materiali usati sono tutti quelli recuperati dal territorio oppure dai boschi circostanti. Nel centro Italia tante imprese sono state colpite dal terremoto. L'azienda agricola di Giuseppina Dolci in Umbria, ripartita con la produzione di farro DOP, la figlia della titolare Gloria Angelini. La Valnerina ormai è quasi come se non ci fosse più, tant'è che per superare la paura abbiamo ripreso immediatamente con le attività, però ecco, a livello lavorativo intorno comunque adesso ci ritroviamo il nulla.